Tutto a posto, possiamo mandare la sigla? Vai con la sigla! Hey! Ah, come? Oh, chi è? E tu chi cazzo sei? Ciao, sono Thomas, sono un fumettista di Venezia. E io adoro il vostro programma, ho visto tutti gli episodi, tutti e tre. E volevo venire su a commentare con voi. Ma volentieri, ma essendo carnevale volevamo fare questa puntata a tema e non sei vestito tu. Oh, nessun problema. Ah, va bene, ok. Dai, vieni. Hey! Hey! Buongiorno a tutti spettatori di MonsterChef. Oggi, essendo sotto carnevale, abbiamo deciso di vestirci in maschera, più o meno. Però, dobbiamo tornare un attimo seri qui. Come tutti sapete, nella puntata precedente, la Monthly Box ha sputato tre ingredienti. Tutti e tre rognosi, però uno un po' di più, il dentifricio per l'appunto. E dopo aver messo in onda la puntata, sono arrivate parecchie lamentele per quanto riguarda il dentifricio. Dicono che fa male, ovvio, non era nostra intenzione far male alle persone, ai nostri concorrenti. E quindi, tenendo in considerazione queste lamentele, abbiamo deciso di dare la possibilità ai concorrenti a cui è stato assegnato questo ingrediente di scegliere se rischiare con il dentifricio oppure scegliere la cannella. Purtroppo però abbiamo avuto un'altra comunicazione un po' più seria di questa e anche un pochino più negativa. Abbiamo ricevuto una comunicazione da parte di un concorrente nel quale ci ha spiegato che per motivi personali si è dovuto ritirare. E questo concorrente purtroppo era nella mia squadra e con rammarico vi dico che è Nicolai, purtroppo. Sei stato un ottimo elemento della mia squadra e in queste settimane, tra le chiacchierate eccetera eccetera, mi sono reso conto che stavamo diventando anche amici e purtroppo è andata così, mi dispiace tantissimo. Va bene, alla prossima, Nicolai. Di conseguenza di questo ritiro, il concorrente eliminato oggi sarà solamente uno. Bene, torniamo a noi e iniziamo con le semifinali di MonsterChef. Ecco a voi, come avete visto nell'intro, oggi abbiamo un ospite speciale. Thomas, vieni! Questo è il suo fumetto. Ciao ragazzi. Ok, possiamo partire subito. Io sono un dalmata magico. Ma sì, ragazzi, sta per entrare un concorrente che qui a MonsterChef ci sta mettendo tutto il corpo. Ma nel vero senso della parola. Andiamo a vedere cosa ha combinato. Buon salve giudici e spettatori di MonsterChef. Oggi per questa sfida andrò a prepararvi un piatto che riesca a valorizzare la cannella, l'ingrediente principale di oggi. E per farlo ci metterò tutto il cuore e il fegato. No, seriamente, ci metterò cuore e fegato. Infatti gli ingredienti di oggi saranno abbondante cannella, fegato e cuore di pollo, marmellata, dell'orzo perlato, gli odori, capperi, funghi, alici, olio e sale. Un piatto abbastanza leggero, insomma. La nostra ricetta di oggi si chiamerà Coraggio alla cannella. Thank you.
Io, a preferenza, ci metto anche il pepe e il vino rosso. Zucchero, cannella e ogni cosa bella. Abbondiamo, va! Il nostro coraggio è pronto, prendiamone un po' anche noi e assaggiamo. Voi non ci crederete, ma la marmellata ci sta perfettamente, è tutto buono, è veramente buono. Beh, questa volta diciamo che non ho nessuna critica da farti. Piatto molto rischioso, ma idea molto astuta, dai, ci sta. Ok, allora, Monitor, devo dire che quando mi hai detto, hai fatto la battuta del cuore, il coraggio, così, mi è piaciuto molto perché ho detto vediamo cosa si inventa. Però quando ho visto il cuore, mi ha fatto un proprio senso questo piatto e devo dire che non è un punto a tuo favore per quanto mi riguarda. Nell'intro della prima puntata avevo detto che sono un giudice schizzinoso, però devo ammettere che era una bella idea. Monitor, ma io non so, è la quarta puntata di MonsterChef e sono in difficoltà perché un piatto così non l'avevo mai visto. Mi ha stupito perché vedere quella cosa là ha fatto veramente molta molta fatica. Però poi vedere quell'impiattamento che l'hai fatto, molto bello, con la marmellata sotto, vedere la torta che hai fatto, sei degno mio allievo. Ti meriti di stare con me. Bravissimo. E se non meriti tu la finale, io non lo so. Allora, hai mischiato tanti ingredienti, però li hai mischiati male, sostanzialmente. E la cannella quasi non c'è, perché ne hai buttato giusto un pizzico, e secondo me anche la marmellata mi sembra buttata là. È stata bella l'idea finale, però tutto il resto secondo me no. Ecco a voi Lollo. Questa settimana aveva il dentifricio o cannella, vediamo cosa ha scelto. Allora, a me è toccata la sfida più difficile, almeno inizialmente, cioè quella del dentifricio. Poi però mi è stato detto che, siccome qualcuno si è lamentato di qualche femminuccia, di passare alla cannella, quindi ho deciso di sfidare tutto e tutti e inserire entrambi gli ingredienti in un bel dolce. Cioccolata, latte e un tocchettino di cannella. Nel frattempo è venuto anche il momento di iniziare a lavorare con questo. Ma ovviamente dobbiamo restringere un po' questo composto di latte e dentifricio e quindi metteremo a scaldare anche questo in una pentolina. Iniziamo intanto a riempire il nostro primo strato di pan di Spagna con la crema bicioc. E il secondo strato con un po' della nostra cioccolata e cannella. Procediamo con il nostro misto di latte e dentifricio a ricoprire tutto. Procediamo mettendo un po' di granello di mandorla. Ed ecco qui, ragazzi, il mio pan di Spagna dental fresh aromatizzata alla cannella. E ora procediamo con l'assaggio. Andiamo al peso. Che fa? Lollo. Hai spaccato!
hai spaccato! Cioè, ho sempre avuto un pochino di titubanza con te. Io, fidati, che prima di fare questa puntata ero convinto che tu... Adesso se te ne vai, mi dispiace. Comunque è veramente bravissimo. Guarda Lollo, le tue prove, ad essere sincero, non mi hanno mai entusiasmato più di tanto. Però questa volta hai spaccato. Se questa fosse la finale avresti vinto. Senza nessun dubbio, hai avuto il coraggio di usare tutti e due gli ingredienti. Bravo, bravo. Lollo, mi hai stupito. Questa volta sei stato fantastico, cioè hai voluto lo stesso rischiare con il dentifricio e l'hai messo proprio perfetto, cioè risaltava. E tu resti sempre sul dolce, sei dolce caro Lollo. Vabbè dai, devo dire che era molto invogliante, la presentazione è perfetta con la granella, così mi è piaciuto, complimenti. Qui sento profumo di finale. Allora, la tua come torta è stata piuttosto semplice secondo me, però è stato bello l'uso che hai fatto del dentifricio, sei riuscito ad usarlo bene e... basta, non ho altro da dire. I prossimi concorrenti saranno i Trash Adventures. Questa settimana avevano il caffè, vediamo cosa hanno combinato. Ciao a tutti, qui da Rosso, qui da Charizard. Ciao! La quarta ricetta per MonsterChef. Oggi faremo l'hamburger affogato a mano d'arabica con soia coffee piccante. Gli ingredienti. Ecco qua, vediamo cosa c'è in dispensa. Oh, prendiamo questo. Iniziamo con gli hamburger, il gelato al caffè, il buon filetto di sigombro, un grana grattugiato, soia, del tabasco, principale di questa ricetta, il caffè. Come prima cosa andiamo a mettere il caffè. Ah, non hai mangiato i fagioli ieri? Cior! Vai! Ecco, molto bravo Charito, molto bravo. Cior! Finché aspettiamo che il caffè sale, mettiamo a cucinare i nostri hamburger. Con scioltezza. Guardate buoni, ieri. Ecco qua, bene. Qua. Dopo, filetto d'acciuga o aringa, come poi si chiamate. Un po' di problemi tecnici di regia. Ci rivedremo tra 5 minuti. Eccoci tornati, ho risolto il problema tecnico. Ora versiamo il caffè sul nostro piatto. Così sopra. Lo immergiamo proprio di caffè. Ecco qua. E infine una bella passata di parmigiano. Un sapore, il gusto dolce ma amaro. La salute. Questo piatto vale più di 99 caramelle rare. Per oggi è tutto da Rosso e oh, voi siete i miei concorrenti preferiti delle altre squadre. Però stavolta un po' sottotono rispetto a tutte le vostre prove, perché sia perché avete fatto un po' peggio a mio parere e sia perché avevo sentito la prova che voleva fare Nicolai, una piadina al caffè, e secondo me se la faceva era una delle sue prove migliori. Però ovviamente non devo tenere conto di questa cosa. Vediamo come andrà. Ragazzi, io non ho parole, non ho assolutamente parole. Però questa volta vi devo dire una cosa. Voglio mandarvi in uno strano posto. In un posto che ci dovrebbero andare tantissime, ma tantissime persone. Avete capito? Non siete stupidi. Vi voglio mandare nel flashback. Demetrio era un concorrente che a me piaceva molto.
ma ultimamente stava facendo tutti quanti video uguali. Quindi fate attenzione, perché cadere proprio adesso sarebbe veramente un gran peccato. Beh, state migliorando sicuramente. Questa secondo me è stata la prova migliore finora. E nel caso veniste eliminati, voglio farvi davvero i complimenti perché siete cresciuti. Bravi. Oh, i più grandi allenatori di Pokémon di tutto il mondo. E voi siete stati molto bravi secondo me, anche essenziali. E se non ci aveste messo le alici sarebbe stato anche meglio, sarebbe stato proprio minimale al massimo. E comunque sembra bene. Ragazzi, sta per entrare qua un mago come me, ma forse anche più potente, perché lui non solo usa la scienza, usa la fantascienza, e oggi in semifinale dimostrerà la magia. Arrigo! Pubblico e giudici di MonsterChef, la ricetta che vi presenterò oggi avrà non una, ma tre esperimenti scientifici mischiati in mezzo. Quindi seguitemi nella realizzazione e vediamo che cosa succede. La ricetta, vi faccio un piccolo spoiler, si chiamerà Lemon Pie Extravaganza. Pensate così al momento, sono un genio. Latte, limoncello, zucchero, farina, albume, i limoni ovviamente, lo yogurt al limone e per ultimo, ma non per importanza, siccome useremo il limone, questo sarà il primo nostro esperimento della giornata, faremo la ricotta. Non lo sapevate? Beh, adesso sì, avete imparato un modo per farlo in casa. Guarda quanta ricotta! La sfida di questa settimana che avete scelto per me è il limone. Iniziamo con la farina. La cocaina. Per fare la nostra base, ovviamente testata. Poi passiamo allo zucchero. Lo misuriamo, testiamo anche questo e lo buttiamo nell'impasto. Poi viene il limone, con grandissima tecnica lo grattugiamo. Aiuto. Un po' d'uovo. Un altro po' d'uovo. E parte della nostra ricotta. Uno yogurt al limone. Alla fine mescoliamo. Consiglio questa ricetta a tutte quelle persone che hanno un feticismo per il limone, per dire, un po' il limone. E vogliono ubriacarsi, perché dentro questa ricetta, non ve l'ho ancora mostrato, ma ci butteremo un pochino di limoncello. Spoiler, scusate. Abbiamo il nostro impasto, lo stendiamo e lo adagiamo nella teglia. Tagliamo il limone, affettiamo il limone, spremiamo il limone, grattugiamo il limone, limoniamo il limone. Con quello che ci avanza della ricotta, il limoncello e un uovo, iniziamo a fare la crema. Ci mettiamo dentro anche parte del limone che abbiamo tagliato, zucchero. Mettiamo la crema di nostra invenzione sulla torta. Per andare avanti con la nostra ricetta però abbiamo bisogno di altri due esperimenti. Ed ecco a voi un modo per fare l'inchiostro invisibile. E se vi foste chiesti a che cosa serviva tutto quel limoncello, ecco qua. Spero abbiate capito come vanno le cose. Mangiamola. È troppo aspra, fa schifo. Fa veramente schifo. No, beh, dai, qua, altro che scienza, te sei un mago. Ma sono io un dalmata magico. Hai fatto una figata questa volta, c'è poco da dire. Il fuoco mi ha davvero stupito, cioè, bravo, bravo, complimenti, perché hai fatto davvero una figata. Mi sono rimasto senza parole. Complimenti, mi sei piaciuto, però solo una cosa mi viene da dirti. Potevi mettere il limone. No, scherzo, ovviamente. E mi è piaciuta perché i tuoi esperimenti sono fantastici. Ovviamente la ricotta non pensavo riuscisse a venire fuori, però complimenti, una cosa nuova me l'hai insegnata. Guarda, anche per te sento profumo di finale. Hai fatto tutto, hai fatto veramente tutto. Secondo me questa è la tua prova più bella, perché si dà una chiara identificazione su chi sei e su cosa puoi fare.
Io sono convinto che con te in cucina ci si diverte un sacco. Arrigo, qui c'è poco da dire. Devi vincere. Arrigo, io che ho visto anche gli altri episodi, in questo ti ho visto un po' sottotono. Semplicemente perché negli altri episodi sei riuscito a fare molto di meglio. Comunque secondo me non sei da eliminazione, cioè sempre grande come sempre, però sottotono. Ecco a voi l'ultimo concorrente, anche lui con il limone, Luca. Sono arrivato alla semifinale di MasterChef! Come ci è stato chiesto dai giudici, questa settimana andremo a preparare un piatto a base di limone. Via subito con gli ingredienti. Patate. Limone. Burro. Prosciutto. Bene, adesso che abbiamo visto i nostri ingredienti siamo pronti per partire. Ma ancora una cosa, una volta che il purè sarà pronto aggiungeremo il nostro ingrediente segreto. Il limoncello. Now shake that ass. Se il limone per voi non è mai abbastanza, aggiungeteci sopra a caso anche un po' di succo di limone, perché il limone e il limoncello ovviamente non bastano ancora, no. Bisogna essere Monster Chef fino in fondo. Facciamo vedere. Opa! Passiamo all'assaggio. Assapriamo bene il gusto degli spicchi di limone. Ah. Fantastico. Adesso che abbiamo già la bocca piena di limone, insomma, prendiamo un pezzo di prosciutto, riempiamolo di purè. Ricordiamo, guardate bene, la consistenza sembra ottima. Ricordiamo che in questo purè c'è il limoncello, erba cipollina sopra per dare quel tocco di gusto in più e poi assaggiamo il piatto di questa settimana. È ottimo come al solito, ragazzi. Il limoncello si sente proprio risaltare, anche se il gusto è leggermente tagliente proprio per il palato. E quindi dopo avervi regalato questo fantastico piatto, io chiudo qui. Questo era il mio piatto per la semifinale di MasterChef. Alla prossima, ragazzi. E ricordate sempre che vi voglio bene. Ciao. Luca! Io so che questi provini qua tu li fai, mi hai detto che li fai alle 2 di notte, così all'ultimo. Vorrei scrivere una canzone e trovarmi nei tuoi paraggi alle 2 di notte, se veramente fai ste figate. Però una cosa te la devo dire, Luca. Tu hai la mania di fare un buco e infilarci sempre un pezzo di carne. Di prosciutto, Dio. Ah, il prosciutto, sì, il prosciutto, no? Il burro ci hai messo il prosciutto che è un pezzo di carne, comunque sia. E stai attento, perché qualcuno potrebbe pensare male. Guarda, Luca, i tuoi piatti a me sono sempre molto piaciuti, ti ho sempre fatto i complimenti. Ma questa volta ti sei superato, bravo. Dopo questa prova mi sa che non cagherai più per una settimana. Con tutto quel limone, sai com'è? Il limone stringe, vabbè. E insomma, devo dire che mi è piaciuta la prova tua, ma forse il prosciutto non ci stava tantissimo. La decorazione, a differenza loro, a me è piaciuta. Però devo ammettere che forse il tuo avversario di prova era un po' più bravo. E secondo me il tuo piatto è stato un po' troppo povero. E hai usato anche abbastanza bene il limone. Però un purè secondo me non è un piatto completo. Cioè sa un po' troppo da... Cioè un purè è un contorno.
di fatto. E per questo non mi è soddisfatto appieno. E poi quel prosciutto là potevi risparmiartelo perché sembra proprio buttato là. Nicolai, mi è dispiaciuto tanto che è stato eliminato. Che restano i migliori. Così è andata. Non so se Nicolai sarebbe andato oltre la semifinale, sinceramente. Anche se, visto come è andato sto episodio, mi sarei potuto aspettare di tutto. Mi dispiace veramente tanto. C'è chi merita un po' di più e chi non merita. Bisogna andare avanti. E comunque sì, in fin dei conti dispiace un po' anche a me, l'ho visto negli altri episodi, mi è dispiaciuto che si è ritirato e non ha potuto dimostrare quello che vale. La scorsa settimana abbiamo dato un'occasione in più ai nostri concorrenti. Sotto i commenti di YouTube, il concorrente che ha ottenuto più voti su YouTube passa direttamente alla finale. Questi concorrenti sono i Trash Adventures. Ora è arrivato il momento di proclamare le persone che passeranno alla prossima puntata. Il primo concorrente a passare con grandissimo stupore è... Sei tu, Lollo! Bravo! Bene. Il secondo concorrente che accede alla finale... Arrigo Verdoso! Sì! Che cazzo no, quindi in ballottaggio ci sono Monitor e Luca. Per questa decisione voglio tornare serio. Allora, mi sono reso conto che è abbastanza difficile. Da una parte ho un mio concorrente, dall'altra ho uno dei concorrenti più forti. Però allo stesso tempo mi sono reso conto che mi ha fatto veramente senso il suo piatto questa volta e non posso fare a meno di tenerlo presente. Purtroppo per questo elimino Monitor. E magia a parte, cioè, secondo me oggi è successa un'altra delle tante ingiustizie nei miei confronti. Però va bene, perché insomma questi due, non solo Monitor, ma proprio questi due non si meritavano di entrare in ballottaggio. Luca, gli ho sempre fatto dei complimenti, ma veramente tanti, tanti, tantissimi complimenti. E perché mi piaceva, infatti avrei voluto avere anche lui in squadra. Però ha fatto comunque un bel lavoro e lo stimo anche tantissimo come youtuber e come persona. Però non posso non tenere in considerazione quello che ha fatto Monitor. Monitor è quello che ci tiene tantissimo, proprio tantissimo a questa competizione. E vorrei dire un'altra cosa, a MonsterChef la mia idea di piatto per MonsterChef, per l'appunto, è un qualcosa che non deve essere necessariamente schifoso, ma deve essere comunque sia fantasioso, anche se ha degli ingredienti completamente assurdi. E secondo me in questo paese la fantasia serve e secondo questo criterio io preferisco tenermi Monitor e elimino Luca. Questa volta l'ago della bilancia è toccato a me, senza volerlo tra l'altro. Questa è davvero una decisione difficile perché da una parte c'è un concorrente che comunque mi è sempre piaciuto, gli ho sempre fatto dei bei complimenti, non mi ha mai deluso. Dall'altra parte c'è un concorrente che inizialmente non mi piaceva molto, però devo dire che ultimamente si stava migliorando. Però
lo so, è davvero difficile. Io sono convinto che uno di questi due concorrenti può vincere MonsterChef. E questo qualcuno è Luca. Di conseguenza elimino Monitor. Guarda, non ho parole veramente. Effettivamente a me quello che facevi, a parte insomma la seconda puntata, mi è sempre piaciuta completamente, e secondo me ti hanno eliminato perché questi signori qua, questi geni, hanno paura. Vabbè, dai. No, a mio parere mi dispiace, lo ammetto, però arrivati a questo punto bisogna eliminare qualcuno. Sarà una spiegazione banale, ma è così. Mi dispiace. Proprio uno dei più creativi, però. Nella finale i concorrenti dovranno presentare non uno ma ben due piatti. Il primo sarà un piatto vegetariano. Il secondo sarà un piatto basato sulla cucina orientale. Però questa volta c'è una novità. Gli immuni, che sono i Trash Adventure, i Pokémon Trash Adventure, hanno la possibilità e il vantaggio di decidere gli ingredienti che gli altri concorrenti e loro stessi dovranno utilizzare per la prima prova, quella vegetariana. Chiaramente cose commestibili, sia chiaro. Pokémon Trash Adventure, sotto a questo video dovete scrivere l'ingrediente principale per la prova vegetariana. Bene, arrivati a questo punto, ci vediamo nella prossima puntata che sarà la finale! Complimenti a tutti quanti i concorrenti passati e non vediamo l'ora di scoprire anche noi chi sarà il primo MonsterChef italiano. In bocca al lupo ragazzi. Ciao! Ciao ragazzi, perché comunque in finale ci arrivano i più forti. Mi ha stupito un attimo l'eliminazione di Monitor, però completamente scioccato sugli eliminati. La finale bisogna dare tutto per vincere. Dai, è una bella giuria, sono molto professionali. Un pensierino su di loro l'avevo già fatto fin dall'inizio. Vorranno vincere. Vogliamo ringraziare Thomas che oggi ha voluto far parte della nostra famiglia di MonsterChef. Grazie mille Thomas, comprate il suo fumetto, costa 5 bombe. Ciao Mezzo. Ciao bello. Ciao. È stato fantastico.